Qual è il nostro compito? Com'è che possiamo andare veramente verso la nostra trasformazione radicale? Quando cominciamo a pensare bene ciò che è stato pensato male da noi o da altri. Questa è la fine di ogni giudizio. Questo è l'insegnamento di Buddha, Socrate, Gesù, tutti i grandi dicono questo. Fine del pensare male. In questi giorni scoprirete che ogni vostra sofferenza dipende dal pensare male, sempre. Perché anche se hai un male da qualche parte, ti male una spalla, tu puoi viverla in due modi, pensando male. E allora il male ti si aggrava, perché oltre al male fisico si genera il male psichico, che è molto peggio, che aggrava a sua volta il male fisico. Oppure puoi pensare bene chiedendoti cosa diavolo ho fatto. Ah sì, oppure no, è stato un incidente, va bene, è accaduto. E subito pensi bene. Se pensi bene, metti in moto le energie della guarigione. Il pensare bene genera salute. Ecco, il primo passaggio per uscire dalla malattia è pensare bene alla malattia. La puoi pensare come segnale, come cosa che hai sbagliato tu o come cosa che hai sbagliato nell'ambiente o un incidente, ma se tu pensi bene, non metti in moto la distruttività ulteriore. Allora, pensare bene, il pensato male è ciò che ci chiede Gandhi, sì, il cambiamento che desideri dal mondo. E questo è il punto centrale di tutto. Quindi noi siamo qui per pensare bene ciò che è stato pensato male e per diventare responsabili socialmente.